Hillary Clinton arriva a Miami e prova a smarcarsi dai candidati alle primarie repubblicane. In una Florida che dista soli 180 km da Cuba e che per decenni è stata terra di approdo per i balseros, la candidata democratica si schiera a favore della fine immediata dell'embargo contro l'isola, deciso da Kennedy nel 1962. I cubani hanno aspettato abbastanza a lungo l'arrivo del progresso. Anche molti repubblicani a Capitol Hill iniziano a riconoscere quanto sia urgente andare avanti. Per il loro leader è tempo di salire a bordo o di togliersi di mezzo. Soltanto lo scorso 20 luglio, dopo più di mezzo secolo di rottura dei rapporti diplomatici, Stati Uniti e Cuba avevano riaperto le rispettive ambasciate e il vessillo dell'isola caraibica era tornato a sventolare a Washington. Il 14 agosto il segretario di Stato americano John Kerry sarà a L'Avana, ultimo segnale, in ordine di tempo, di una normalizzazione dei rapporti fortemente voluta da Barack Obama e Raul Castro.